Allora, buonasera per questo nostro ultimo spazio, buonasera di nuovo, ormai ho monopolizzato oggi la conduzione e siamo appunto, questa trasmissione è lo spazio dedicato a Società Libera e siamo in compagnia di Vincenzo Lita, che salutiamo, ringraziamo ovviamente. Buonasera. Con Vincenzo ovviamente in qualche modo chiudiamo questa trasmissione in modo diremmo quasi ellittico, nel senso che l'abbiamo aperta con l'editoriale un po' sulla vicenda della Polverini, insomma della Regione Lazio, le dimissioni da Polverini, e parliamo un pochino di etica e politica, che sembra una cosa abbastanza attuale sempre, in questo caso ancora di più o perlomeno con maggiore attenzione dei media. Vincenzo, questa vicenda che cosa ti è sembrato? Della vicenda in sé e di come è stata trattata? Nella vicenda in sé, come dire, l'unico termine immediato che mi viene è una vicenda incredibile. Come è stata trattata? È stata trattata in modo vergognoso dai mezzi di informazione. E perché dico così? E perché sono molto categorico. È incredibile perché come si fa a spartirsi 14 milioni di euro tra i gruppi politici presenti alla Regione Lazio. Vincenzo, a te riprendere il discorso con tanta pazienza. Grazie. Stavo dicendo che la situazione è incredibile ed è stata trattata in modo vergognoso. Incredibile perché, come dire, come si fa ad immaginare che dei gruppi consigliari nella Regione Lazio si spartiscano 14 milioni di euro l'anno, e trattato in modo vergognoso perché ho l'impressione che si tenti di buttarla più sul gossip da parte dei mezzi di informazione che sulla sostanza. La sostanza è una, che l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio ha stabilito questa spartizione annuale, quindi qui le responsabilità sono da addebitarsi parimenti a tutti i gruppi presenti nell'ufficio di presidenza. E quindi come si fa a tirar fuori la Polverini, la presidente della regione, da una situazione di questo tipo? L'assessore al bilancio non ne sapeva nulla, l'assessorato non ne sapeva nulla, nessuno ne sapeva nulla alla fine, quindi come dire, le verginelle dell'ultimo momento escono fuori. Ecco perché dicevo, poi alla fine è trattato in modo vergognoso. Interessa poco sapere i consiglieri regionali che cosa e come hanno speso questi danari. Il vero punto della questione è che c'era un finanziamento praticamente incredibile e vergognoso da parte della regione ai gruppi regionali dei vari partiti. Il nocciolo è tutto qui, c'è poco da girarci intorno. Se poi moltiplichiamo questo, perché in misura più o meno maggiore questo avviene in tutte le regioni d'Italia, e se lo moltiplichiamo in misura minore evidentemente per alcuni comuni o almeno per i comuni più grandi e per le province di questo paese, voi capite che, come dire, la situazione è diventata una situazione insostenibile. E mi sentite sempre, vero? Sì, ti sento, non so se riusciamo a trasmettere, comunque nella peggiore delle ipotesi la registriamo, quindi non c'è problema. Senti Vincenzo, quindi parliamo sì, di questa presentazione un po' gossipara tra virgolette. Io nel mio editoriale ho in qualche modo diciamo forse con un certo velleitarismo messo in guardia tutti i giustiziaristi che urlano adesso in galera, messo in guardia perché sì, in qualche modo dovrebbero prepararsi al fatto che probabilmente non ci sarà nulla di penale poi alla fine, quindi niente galera, ma emerge una grande responsabilità politica, pesante responsabilità politica. Tu che pensi di questo? Io sono perfettamente d'accordo con il tuo editoriale, anche se non l'ho ascoltato, perché qui il problema non è giudiziario, il problema è politico. Lo dicevo prima, voglio dire, questo è un finanziamento bello e buono dato alla politica in qualche modo. Allora qui di giudiziario ci può essere qualcosa, evidentemente, ma nel momento in cui i consiglieri regionali hanno assegnato, hanno in dotazione
come dire, quel po' di cifre e via dicendo, a me personalmente interessa poi alla fine sapere poco come si sono spese queste cose. Perché invece di comprare, voglio dire, mozzarelle, se ne potevano fare, come dire, delle grandi cene elettorali, o li potevano mettere da parte per le prossime campagne elettorali, voglio dire, ciò non cancella il fatto politico che la politica si finanzia in questo modo. In aggiunta a tutto quello che poi significa evidentemente finanziamento pubblico dei partiti a livello centrale. E quindi da questo punto di vista a me interessa poco il risvolto giudiziario. Non si tratta di andare in galera o meno e via dicendo, anche perché poi in questo paese, voglio dire, non si va in galera per questione di quattrini a questo livello. Il problema è politico. Allora ritorniamo alla domanda iniziale, l'etica e la politica. Oltre all'aspetto di gossip che a me dà fastidio, di cui si sente tanto parlare in questi giorni, chi va alla ricerca di fatture ricevute, contestazioni agli interessati, gli interessati si difendano, diventa una specie di telenovela in qualche modo. Si sente parlare anche di un'altra parola che incombe in tutte le trasmissioni o su tutti i giornali. Bisogna ritornare ai valori. Io mi chiedo, dicendo un po' una cosa che va secondo me molto controcorrente, ma che sono questi valori? Io non ho mai capito bene quanto. In politica si fa riferimento ai valori, no? Come se fosse un fatto universale, come dire, avere dei valori, che i valori siano un fatto oggettivo, erga omnes, che valgono per tutti e per tutto. Così non è, perché voglio dire, c'è chi pensa che la patria sia un valore, per qualcun altro la patria non è un valore, è un valore diventa l'Europa, una patria più allargata. O per qualcun altro, voglio dire, non è un valore tutto ciò che è collegabile a un fatto territoriale. E così di seguito potremmo fare degli esempi. E allora, se, a mio avviso, i valori ci sono, evidentemente esistono, ma sono un fatto squisitamente individuale, molto soggettivo. Ognuno si guarda i suoi e per far politica non c'è bisogno, come dire, di valori, no? Che se ne dica. Per far politica c'è bisogno di un'altra cosa. C'è bisogno di regole e di come dire, progettare delle istituzioni che funzionano. Perché se no, se ci rifacciamo sempre questi benedetti e cosiddetti valori, in qualche modo noi continuiamo a fare delle chiacchiere. Diventa come il discorso sui valori, diventa il discorso come sulle generazioni, no? Se ci fosse un ricambio generazionale, le cose andrebbero meglio. Se ci fossero le donne al posto degli uomini, le cose andrebbero meglio. Abbiamo visto che pur mettendo una donna a fare il presidente di una regione, le cose non sono andate meglio. E i giovani non è detto che, diceva qualcuno, che le signore incinte in questo momento sforneranno dei bravi politici fra 20 anni o 30 anni. Mi sembra tutto molto banale. Problema è un problema di regole. E allora per far politica bisogna, come dire, bisognerebbe in qualche modo selezionare la classe politica, perché il vero problema è qui, la selezione della classe politica, legata evidentemente a tante altre cose. E che significa mandare della gente a far politica? Non certamente li dobbiamo selezionare come è avvenuto in quella che comunemente viene definita come la Seconda Repubblica. A mio avviso, fare politica significa avere alcune caratteristiche. Ci deve essere sicuramente della passione di base, perché voglio dire, chi non ha passione alla politica è meglio che faccia delle cose per cui abbia più passione, vada a fare il giocatore di pallone o vada a fare l'ingegnere. Quindi la passione è senz'altro un qualcosa, la politica è senz'altro qualcosa dettata dalla passione. Ma evidentemente la passione non basta, perché anche questi signori che abbiamo visto all'opera, molti di loro hanno avuto della passione per la politica. C'è bisogno poi delle capacità. E questo che significa quanto diciamo capacità? Cioè, c'è bisogno di una predisposizione ad occuparsi del fatto pubblico. Perché io posso avere della passione e non avere delle capacità. Posso essere infervorato per il fatto politico e capirci poco, evidentemente.
E quindi la capacità come predisposizione ad interessarsi della cosa pubblica. Ma oltre alla passione e alla capacità, secondo me non basta ancora, non bastano ancora questi due elementi. Ci vuole anche una terza, che è la competenza. Posso avere passione, posso avere capacità e poi, come dire, non intendermi di nulla o di intendermi di cose che non attengono al fatto pubblico. Posso intendermi tranquillamente, posso avere grande competenza sulle squadre di calcio del campionato italiano e poi non capire nulla di ciò che attiene alla gestione di una cosa pubblica. Può succedere. Se poi insieme a queste prime tre cose, quindi insieme alla capacità, alla passione, alla competenza, io ci devo aggiungere anche un pizzico d'esperienza. E ci devo aggiungere un pizzico di formazione che mi viene dal mio passato, dalla mia tradizione e via dicendo, incominciamo evidentemente a capire che la politica non si sposa con i valori, ma si sposa con una serie di cose complesse. Questo per quanto riguarda il personale politico. Quindi ritorniamo al discorso della selezione. E anche qui vorrei dire una cosa controcorrente. Qui è inutile dire che, o pensare che noi possiamo selezionare nelle maniere più strane o con i marchingegni più incredibili la classe politica. La classe politica è stata sempre selezionata, e secondo me dovrà tornare ad esserlo, attraverso i partiti. C'è poco da fare. Allora voglio dire una cosa molto impopolare in questo momento, ma bisogna ragionarci su. Se la politica non ritorna ai partiti, intesi come scuola di politica, noi non selezioneremo mai nessuna classe dirigente. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se io devo andare a fare il deputato o il senatore, quindi occuparmi ai massimi livelli del paese, della cosa pubblica, e non ho mai messo piede in un consiglio comunale, non riesco a capire che cos'è un bilancio, non riesco a capire i meccanismi di questi organismi istituzionali, perché mi manca anche l'ABC di qualche piccolo, come dire, intendimento di diritto costituzionale, io bene vado lì a cambiare aria e sono pronto e rotto a tutte le esperienze a occuparmi delle cose più fantasiose e dopodiché mi occuperò anche dei fatti miei. Non so se sono molto, come dire, duro in questo momento e molto impopolare, molto No, probabilmente no, 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 perché no, 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 tutt'altro che impopolare, anzi io ritengo che sia molto condivisibile, peraltro proprio sulla politica e l'antipolitica avevo già fatto in passato un editoriale in cui in sintesi dicevo che l'antipolitica si individuava in quei gruppi che non avevano un progetto globale, un progetto a lunga scadenza, ma che erano, diciamo, cose, diciamo, più tattiche che strategiche, insomma. E la tua distinzione, diciamo, dei valori, che, insomma, quello che tu prima hai trattato, quello che hai detto, insomma, poco fa sui valori, mi fa venire in mente quello che io penso sia un po' la distinzione tra morale ed etica, che è una cosa un po' mia personale, che ho elaborato, e in sintesi la morale un pochino è quell'insieme di valori o principi che sono personali e individuali, che vanno bene per l'uno o per l'altro a seconda delle condizioni in cui si trova, mentre invece l'etica è un insieme di valori e anche principi, ma di tipo universale. C'è un'etica pubblica, c'è un'etica dello Stato, c'è un'etica della collettività, un'etica del servizio, e quindi, insomma, quella è etica e non è morale. Qui, insomma, stiamo parlando appunto di questioni. infatti, scusami se ti interrompo, nella fattispecie qui l'etica è considerare l'attività politica come un'attività di servizio. Questa è l'etica generale. Esattamente, Da qui poi ne esattamente. discende tutto il resto. E allora come faccio io nella fase successiva a selezionare del personale politica che partendo da questa visione generale che tu hai chiamato giustamente etica, poi abbia quelle caratteristiche indispensabili a cui mi riferivo prima, perché non basta essere una brava persona e pensare che io devo fare politica come servizio, ma come dire, a questo discorso generale devo unire alcune cose che sono quelle che dicevo prima. E questa è chi me le insegna? La mamma? Me le insegna la scuola? No, me le insegna la stessa attività politica, se i partiti fossero organizzati in tal senso. E quindi se io arrivo poi a far politica, arrivo ad essere presidente della regione
in qualche modo della Regione Lazio, nella fattispecie. Poi non posso fare una conferenza stampa e dire meravigliata e scandalizzata, io non sapevo nulla, io non mi sono accorto, io non sapevo. E quindi io non sapevo perché, perché evidentemente che questa brava signora, che era molto nota in televisione perché c'era un giornalista, mi riferisco a Ballarò, che una settimana sì e una settimana no la chiamava lì a dire le cose sul debito pubblico e via dicendo, lei parlava da brava sindacalista, si presentava bene, fotogenicamente non era male, allora il PDL la prende dal sindacato e dagli studi di Ballarò e la porta ad essere presidente della regione. E qui evidentemente ci sono anche delle responsabilità della gente, perché non voglio ricordare e non le voglio ricordare perché sono con te questa sera, ma tramandare a fare il presidente della regione la Emma Bonino e mandare la Polverini ce ne passava, perché lì nell'ambito della Emma Bonino, a proposito della Emma Bonino, siamo nell'ambito di quello, delle caratteristiche che io dicevo prima: passione, competenza, professionalità, esperienza e capacità, no? E quindi alla fine, come vedi, tutto si chiude, il cerchio. Senz'altro, non posso che essere ovviamente d'accordo, e su questo io ti volevo chiedere, secondo te, che quali di questi elementi basilari che tu hai esposto sono mancati in Bersani e nel PD, che nelle elezioni regionali ha puntato formalmente ad appoggiare la Bonino come unica candidata, ma materialmente ad appoggiare la Polverini in visione di una strategia anti-berlusconiana che poi è fallita miseramente? Sicuramente alcuni elementi Bersani ce l'ha, adesso non può fargli la campagna elettorale, c'ha esperienza e competenza e tanta passione, ma forse come dire, è carente a mio avviso sul piano della visione strategica, no? Perché a proposito della scorsa campagna elettorale nel Lazio, perché mancava di visione strategica, perché in qualche modo forse era più rassicurante non mandare a capo come presidente della giunta regionale del Lazio un personaggio scomodo come Emma Bonino, questo anche in vista poi di ulteriori ragionamenti politici e via dicendo. Quindi io concordo con te quanto dici, formalmente appoggiata, ma secondo me non si sono stracciate le vesti. Ma sono parole di Concilia De Gregorio, che l'ha detto a Concilia De Gregorio, che come l'unità andava a chiedere, ma che cosa dobbiamo fare essendo giornale di partito, mi pare che il PD non si stia mobilitando per la Bonino, che dobbiamo fare? E gli ha detto ma non ci ha messo passione, ma non perché Bersani non abbia passione politica, ma perché non abbia una visione strategica per quanto riguardava il futuro in qualche modo. Questo è il mio giudizio e la mia risposta alla tua domanda. Ma volendo riprendere anche un attimo il discorso di prima, in cui io inizialmente dicevo c'è bisogno di regole nel paese, allora qui non ci vuole mica molto, come dire, a stabilire che io personalmente sono contrario, come penso voi, al finanziamento pubblico dei partiti dalla vita, no? I partiti sono un referendum che ha detto questo, è appunto. E poi dico, i partiti sono delle organizzazioni private, chi vuole se le finanzia e chi non vuole non se le finanzia. Ma in tutti i casi, al di là adesso, visto che c'è stato una sorta di ridimensionamento al 50% a livello nazionale del finanziamento pubblico, non c'è alcun bisogno di ulteriori finanziamenti a livello locale. Basta lo stipendio e l'emolumento da consigliere regionale, provinciale o comunale che sia, e quindi non si capisce perché bisogna dare 14 milioni di euro, ma manco 100.000 euro, voglio dire, quello è un finanziamento pubblico aggiuntivo di cui il paese non sente alcun bisogno. Quindi le regole, dicevamo, le regole, che però qui adesso siamo a uno scollamento, come dire, è bello e buono da parte dell'opinione pubblica, che ha le sue responsabilità nel paese in misura molto minore rispetto agli altri, perché poi quanto va a votare evidentemente non c'è stato molto attento su cui votare, non si informa molto,
Ma ci sono delle grosse responsabilità degli organi dell'informazione che, come dicevamo prima, più che fare informazione nel paese, fanno gossip, vanno alla ricerca del colpevole, si innamorano di alcune parole d'ordine che poi portano avanti e via dicendo. E il problema è che davanti a questo scollamento, adesso al di là di chi ne beneficerà, se ne beneficerà le prossime elezioni, i grillini e via dicendo, e qui ritorniamo al ragionamento di prima. E se non li selezioniamo in alcun modo, non è che mandando Grillo in Parlamento, perché i grillini sono meglio dal punto di vista delle competenze, della passione, della capacità, di tutti quei requisiti che dicevamo prima, meglio degli altri. Alla fine sarà lo stesso, voglio dire. Io dicevo queste cose a Milano 20 anni fa a proposito della Lega e dicevo che il personale politico della Lega, se non si affinava in termini politici e via dicendo, alla fine avrebbe creato dei problemi. Fui facile profeta, voglio dire, ma non lo dico adesso come dire per farmi della propaganda politica di cui non ho bisogno, ma ci sono alcuni documenti scritti da me 15 anni fa su questo argomento che metteva in guardia nei confronti del personale politico della Lega. Perché era borracciato? Perché non si, il personale politico non si trova per strada, perché non lo si trova sulla rete, perché non lo si trova su internet. Perché le mamme non figliano del personale politico buono rispetto a del personale politico scadente. Lo si crea e lo si forma il personale politico. Quindi, vabbè, adesso abbandoniamo il discorso della selezione, della formazione e via dicendo. Dicevo, lo Sì, veniamo a scollamento parlare un po' di società con l'opinione libera, di pubblica. No, ma concetti. volevo dire solamente una cosa: lo Vai. scollamento dell'opinione pubblica, al di là di chi ne beneficerà e via dicendo. Qui mette in discussione per chi si occupa di queste cose e ha la presunzione di guardare un po' più lontano, come società libera, appunto, e via dicendo, mette in discussione alcuni master a cui si è creduto fondamentale fino a qualche tempo fa. Lo stesso diritto di cittadinanza, per esempio, lo stesso concetto, non diritto di cittadinanza. Non basta più sentirsi cittadini in un paese che ti chiama a votare ogni 5 anni e ti chiede di mettere una croce, e quello è il massimo della partecipazione che evidentemente i cittadini possono esprimere. Poi diventa anche burla nel momento in cui ti chiamano a mettere una croce su una cosa già decisa dagli altri per quanto riguarda i candidati, no? Non basta più questo concetto di cittadinanza, bisogna rivisitarlo il concetto di cittadinanza. Bisogna, come dire, passare possibilmente quanto più da una, come dire, da una democrazia rappresentativa, come sta puramente rappresentativa, come è stata fino ad oggi, a forme di democrazia più dirette, a forme di democrazia più partecipate, perché se no questo sistema politica, al di là di chi andrà a sostituire questi signori, avrà breve vita, breve durata, non regge più un sistema politico, ripeto, in cui il personale politico è selezionato in questo modo e i cittadini ogni 5 anni fanno finta di andare a mettere una crocetta, con un'informazione che si dà alla pazza gioia. Se parla di Berlusconi, la critica o l'informazione di 7 pagine dei maggiori quotidiani erano sulle escort, se parla di Fiorito vuol sapere come ha speso i soldi e così di seguito. Mi taccio Certo, qui già. non è che ti devi piacere, ti volevo fare una domanda che viene da Antonella, dalla nostra chat, e ti Sì. chiede, secondo te, per quale motivo, se visto che la Polverini ha detto che questi problemi c'erano già con la giunta Marrazzo, non l'ha detto prima? Effettivamente lei ha detto che non sapeva niente, ma adesso, dopo che si è dimessa, ha detto che svuoterà il sacco. Io non so, io mi auguro che la Polverini ci racconta qualche cosa di particolarmente significante, ma io non so votare il sacco, che cosa significa per la Polverini. Anche perché c'erano sì con la giunta precedente, ma abbiamo sentito che però i finanziamenti della giunta precedente, schifosi lo stesso, ammontavano a 1 milione di euro e che invece sotto la sua presidenza sono passati da 1 milione a 14 milioni. Come abbia fatto la Polverini, che a sua volta ha un gruppo in regione, quindi essa stessa in qualità di consigliere regionale ha usufruito, come dire, degli stessi finanziamenti, il suo stesso gruppo ha usufruito di questo tipo di finanziamenti. Come faccia a non sapere un presidente della regione quello che
quello che è, voglio dire, a me è del tutto incomprensibile per quanto mi riguarda, non riesco a capire. Quindi che cosa vuol votare la Polverini? Mi auguro di vedere delle belle cose, ma forse non vorrei che poi alla fine ci vuol votare che i suoi consiglieri regionali andavano ad escort invece di spendere i 14 milioni di euro in attività politica, perché questo veramente ci interesserebbe poco. La Polverini doveva parlare prima, doveva intervenire prima, nel momento in cui la giunta della presidenza del consiglio, l'ufficio di presidenza del consiglio, ha fatto quelle due delibere portando a quell'ammontare veramente vergognoso. Non so se Vincenzo, c'è un'altra domanda che ci viene, che ti volevo fare, perché siamo ormai già anche 5 minuti oltre, ma siamo come ultima trasmissione e ci dilunghiamo un pochino. Quindi in chiusura volevo farti quest'altra domanda di Jacopo Del Gobbo, e ti chiede: qual è il legame secondo te tra le marce che organizza Società Libera, e così possiamo anche parlare un attimo della marcia, e i problemi della politica italiana? Se istantaneamente mi viene di rispondere che voglio dire che il legame che lega le due cose sono l'assenza completa da parte delle forze politiche sul problema dei diritti umani nel mondo. Non so se è stata provocatoria la mia risposta. Noi come Società Libera e come liberali abbiamo sempre detto e pensiamo, ed è qui la specificità di Società Libera, che io come liberale non posso occuparmi in questo paese della libertà economica, della concorrenza, di tutte le cose a cui stanno a cuore dal punto di vista del mercato, che stanno a cuore ai liberali e via dicendo, e quindi della mia libertà economica, della mia libertà politica. Non posso fare i discorsi che facevo poc'anzi a proposito del rivisitare il concetto di cittadinanza e via dicendo, e poi far finta di non accorgermi dei massacri che quotidianamente avvengono nel mondo e del calpestio che si fa dei diritti umani in tantissimi paesi del mondo. E il legame è questo. Io come liberale, che non faccio politica, liberale come dire dal punto di vista culturale, me ne sono preoccupato, me ne preoccupo, perché penso che sarei un pessimo propugnatore di un liberalismo fasullo, come io amo definirlo, di un liberalismo chiacchierato rispetto a un liberalismo praticato. Il liberalismo va praticato, e quindi la libertà, anche quella degli altri, bisogna mobilitarsi per quella libertà, per minoranze e popoli oppressi. Ma mi rendo conto che questo è un ragionamento fatto in un paese che a stento riesce a occuparsi della propria libertà, figuriamoci la libertà degli altri. Sì, guarda, abbiamo qualche minuto ancora, ci puoi illustrare un pochino questo appuntamento che è consuetudine ormai, che sarebbe la marcia dei popoli oppressi, il come, il dove, eccetera, e allora, quando ovviamente. Siamo alla vigilia, noi siamo partiti 5 anni fa su questo ragionamento che appena ha abbozzato e sviluppato, di occuparci di minoranze e popoli oppressi. Abbiamo iniziato col popolo tibetano 5 anni fa, adesso siamo al 13 ottobre, il prossimo 13 ottobre le marce si terranno alle ore 15 in 5 città europee in contemporanea, e che sono Roma con partenza in piazza Bocca della Verità, a Berlino, a Parigi, a Bruxelles e a Barcellona. Quindi abbiamo moltiplicato, come dire, le marce per 5, sempre sullo stesso filone e via dicendo, essenzialmente caratterizzate da due cose, molto velocemente. La prima è un'operazione culturale che ha cercato di fare Società Libera, dicendo un po' ai rappresentanti di queste comunità: non basta più che ognuna delle vostre comunità si mobiliti ogni volta che pensa di farlo, separatamente rispetto alle altre. E bisogna che la mobilitazione sul discorso dei diritti umani avvenga in comunione, come dire, tra tutti coloro che soffrono della mancanza di libertà. E quindi è preferibile che i tibetani marcino e collaborino e si appellino alla mancanza di libertà per quanto riguarda i loro problemi, ma insieme al popolo uiguro, che ha lo stesso tipo di problema che hanno i tibetani, che fino a qualche tempo fa avevano i birmani, o che è nel Laos attualmente, o in Vietnam,
o in alcuni paesi dell'Africa e via dicendo. E quindi, come dire, un discorso di unitarietà, perché la libertà è una nel mondo. E questa è un'operazione culturale che, con qualche fatica inizialmente, ma come dire, siamo riusciti a portare avanti, tanto è vero che le cinque marce avvengono, e Società Libera, che è una piccola associazione culturale, con qualche amico di Società Libera nelle varie capitali europee, ma in modo particolare con il contributo di tutte queste comunità, riesce a fare cinque marce in contemporanea. Il secondo, molto velocemente, problema è che finché solamente gli addetti ai lavori, cioè solamente alcuni esponenti radicali del mondo radicale, alcuni liberali come quelli di Società Libera e via dicendo, continuano a mobilitarsi su questi problemi, insieme ai pochi o molti, a seconda delle comunità, presenti nei paesi occidentali, faremo ben poco per i diritti umani. Finché non riusciremo a mobilitare e a far scendere nelle piazze le massaie, la gente comune, la gente d'Europa si deve mobilitare per i diritti umani, perché ciò che avviene oggi nel sud-est asiatico o in Africa o in alcune zone dell'America Latina e via dicendo è un problema che riguarda l'Europa, allo stesso modo di come ci sono le connessioni dal punto di vista economico, così è la stessa connessione dal punto di vista della libertà. Ok, Vincenzo, ti ringraziamo per questa tua Grazie a voi. disponibilità. Ovviamente diamo lo spazio alla Società Libera per tenerci informati delle sue attività. Abbiamo in programma di seguire questa marcia. E Vi aspetto a Roma il 13 ottobre alle ore infatti, 15. seguiremo questa marcia, faremo un servizio. Ti ringraziamo ancora. Buonasera, allora, Un ultimo appello, vai. se date l'adesione alla marcia, anche se non verrete a Roma, per chi ci ascolta sul sito di Società Libera, basta mettere un nome e un cognome. D'accordo, grazie ancora Grazie. Vincenzo, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Chiudiamo quindi qui le trasmissioni per questa serata e diamo appuntamento ovviamente a venerdì sera. Grazie ancora, buonasera.